Mio fratello è in carcere da innocente. Indagate su Danilo Restivo. Amin Benguit ha condiviso queste parole riguardanti suo fratello Omar, condannato all'ergastolo nel 2005 per l'omicidio di Yong-ok Shin, conosciuta come Oki, una ragazza coreana di 26 anni, avvenuto a Bournemouth, in Inghilterra. A seguito della condanna di Benguit, sembrava che questo delitto, avvenuto 18 anni fa, fosse stato risolto definitivamente. Tuttavia, la famiglia di Omar insiste sulla sua innocenza e punta il dito verso un italiano. Questo italiano è Danilo Restivo, tristemente noto per il tragico omicidio di Elisa Claps, la giovane di 16 anni scomparsa nel 1993 e ritrovata morta nel 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità a Potenza. La connessione tra Restivo e la vittima in Inghilterra è apparentemente sconcertante. Tuttavia la spiegazione è piuttosto semplice. Dopo la scomparsa di Elisa, Restivo si trasferì a Charminster, un villaggio del Dorset, nelle vicinanze di Bournemouth. Il 12 novembre del 2002, a Bournemouth, Danilo Restivo uccise Heather Brennett, una sarta di 48 anni. Le indagini rivelarono subito un possibile coinvolgimento dell'uomo, poiché la dinamica dell'omicidio presentava somiglianze con quella che portò alla morte di Elisa Claps. Ulteriori elementi che complicarono la posizione di Restivo furono i suoi comportamenti sospetti. Raccoglieva ciocche di capelli di giovani donne. Come fece con Elisa, tagliò una ciocca di capelli anche alla sarta. La giustizia inglese lo condannò a 40 anni di carcere, sommati ai 30 anni per l'omicidio di Elisa Claps nel 2014. Secondo la sorella di Omar Benguit, il presunto serial killer italiano non avrebbe ucciso solo Elisa ed Heather, ma anche la giovane coreana Yong-ok Shin. Ma quali sarebbero le prove a supporto di questa ipotesi? Yong-ok, conosciuta come Oki, era una studentessa brillante, frequentava l'università e aveva una vasta cerchia di amicizie. Era abituale per lei trascorrere le serate fuori, frequentare locali. Bournemouth, una pittoresca cittadina sulle coste della Manica, era considerata un luogo tranquillo e adatto ai giovani. Tuttavia, quella quiete fu interrotta improvvisamente la notte del 12 luglio 2002. Oki stava tornando a casa dopo una serata in discoteca quando alle 2:50 le sue urla strazianti squarciarono il silenzio. I vicini affollarono le strade mentre il suo corpo fu rinvenuto vicino a un lampione. La ragazza era stata colpita 3 volte alla schiena con un'arma affilata, mai ritrovata. Le ferite profonde raggiungevano i 12 centimetri. Sulla scena del crimine non furono rinvenute tracce dell'assassino. Una ciocca di capelli fu scoperta nelle vicinanze del cadavere, ma le analisi rivelarono che apparteneva a un'altra donna residente nella zona. Un mese dopo la morte della studentessa, una prostituta disse di aver avvistato l'assassino. Era un conoscente di Omar Benguit, noto anche per l'uso di droghe. Quella sera Benguit stava festeggiando con altri 2 amici. Ma quale motivo avrebbe avuto per uccidere Oki? Sul corpo della vittima non si riscontravano segni di violenza sessuale, né sembrava essere stata una rapina, poiché i soldi della ragazza erano ancora nella sua giacca. Questi dettagli non furono sufficienti a scagionare Benguit, che venne condannato all'ergastolo 3 anni dopo. Per Amy Benguit e il suo avvocato Giovanni Di Stefano, italiano trapiantato in Inghilterra, le indagini dovrebbero focalizzarsi su Danilo Restivo. L'uomo viveva a breve distanza dal luogo in cui Oki fu uccisa, ma non è l'unico elemento in questione per la famiglia Benguit. Innanzitutto c'è una coincidenza di date notevole. Elisa Claps fu uccisa il 12 settembre 1993, il giorno stesso della sua scomparsa. Oki fu assassinata il 12 luglio 2002 e 4 mesi dopo, il 12 novembre 2002, fu uccisa Heather Brennett. Sempre il giorno 12 del mese, senza alcun movente apparente per questi delitti. Tuttavia, in tutti e 3 i casi, l'aggressore si è scagliato contro le vittime con una violenza inaudita. Se non fosse stato per l'intervento dei vicini di casa, l'assassino di Oki avrebbe potuto proseguire nei suoi tormenti nei confronti della ragazza, come è accaduto con Elisa ed Heather. Forse avrebbe tagliato le ciocche di capelli, come era solito fare Restivo.
Nel caso di Elisa, l'assassino, rimase nel sottotetto della chiesa per mezz'ora prima di tagliarle i capelli. Con Heather agì in modo ancora più terribile. Oltre a recidere i capelli, asportò i seni della donna, posizionandoli vicino al cadavere, un orrore scoperto dai suoi due figli minori. Una scena straziante. Restivo, d'altra parte, ha sempre mostrato i tratti tipici di un serial killer, dimostrando una spaventosa abilità nell'effettuare omicidi brutali senza lasciare tracce. Prima dell'omicidio di Elisa, era già coinvolto in altre situazioni inquietanti. Tre ragazze che vivevano di fronte alla sua abitazione ricevettero a lungo telefonate anonime sia di giorno che di notte. L'anonimo non si esprimeva verbalmente, ma trasmetteva un segnale sonoro. A volte la colonna sonora dell'horror Profondo Rosso, altre volte, inquietantemente, suonava Per Elisa di Beethoven. Tuttavia Omar Benguit non ha mai confessato l'omicidio di Oki. Se lo facesse potrebbe ottenere la libertà vigilata, tuttavia finora l'uomo non ha fornito nessuna confessione. Preferisco morire in carcere da innocente piuttosto che confessare un omicidio che non ho mai commesso. In realtà, ciò che agli inquirenti sembrava un delitto d'impeto commesso da Benguit, forse sotto l'effetto di droghe, potrebbe essere invece un omicidio premeditato, opera di Restivo, il quale aveva una conoscenza pregressa della vittima e potrebbe averla seguita. Questa ipotesi è stata avanzata dalla sorella di Benguit. Sebbene la magistratura abbia riaperto il caso di Oki, al momento l'indagine è in stallo a causa della mancanza di prove concrete, ma il dubbio rimane e deve essere chiarito. Nel frattempo a Potenza le polemiche non accennano a placarsi per la riapertura della chiesa della Santissima Trinità, chiusa per 13 anni dopo il ritrovamento del corpo di Elisa, e per la decisione di riprendere le celebrazioni liturgiche in quel luogo. Nelle settimane scorse centinaia di persone si sono radunate davanti alla chiesa in segno di protesta. Gildo Claps, fratello di Elisa, è stato uno dei principali critici della decisione della curia, sostenendo che non sia stata fatta piena luce su quanto avvenuto tra quelle mura. Durante la celebrazione della messa, l'arcidiocesi ha risposto alle contestazioni con un comunicato, del quale ecco alcuni passaggi. La libertà di manifestazione del pensiero e quella di riunione non possono mai trasmodare in offese, ingiurie, atti di sopraffazione della volontà e delle libertà altrui. La Chiesa stigmatizza quegli atteggiamenti che si sono concretizzati anche in sputi all'indirizzo di chi ha preso parte alla funzione religiosa e non può tollerare altri comportamenti espressivi di odio, di violenza verbale e fisica, e di derisione come quelli diretti all'indirizzo di quanti hanno partecipato alla Santa Messa e anche del Vescovo e dei sacerdoti. L'arcidiocesi si interroga con amarezza a chi possa mai giovare questa continua contrapposizione alimentata da taluni ad arte e a fini speculativi che lacera la comunità civile e religiosa e conferma la propria volontà, mai venuta meno, di riprendere il dialogo con la famiglia Claps. Il fratello di Elisa replica amareggiato. In più occasioni, soprattutto in queste ultime settimane, ho cercato il dialogo, però evidentemente c'è una chiusura totale nella curia potentina che purtroppo continua con un atteggiamento arrogante e supponente. Quanto dolore bisognerà ancora sopportare prima che il caso Claps e i misteri intorno al suo assassino Danilo Restivo siano finalmente risolti.